No, mi rifiuto di pensare che chi vota Berlusconi sia così rincoglionito da non rendersi conto di che cosa sta facendo e cosa stanno facendo, che questa legge è l'ennesima legge ad persona che non c'entra niente la tutela della privacy, non c'entra niente la tutela del diritto, c'entra soltanto il fatto che non vuole essere intercettato, non vuole che gli si rovini la frittata quando parla di Tizio con Caio, di Caio con Tizio, che guarda caso sono sempre intercettazioni che sono legate ad indagini, sono legate ad inchieste. Ma come cazzo fa la gente a non rendersi conto di questo? È veramente una cosa incredibile, una cosa assurda. È chiaro che questa è l'ennesima legge a persona, lui non gliene frega niente dei diritti degli altri, delle cose degli altri, della Costituzione, della libertà, non gliene può fregare nemmeno della libertà. A lui gli frega della sua libertà, la sua personale libertà. Gli interessa di non essere intercettato lui, gli interessa lui di poter fare tutto quello che vuole, usando, abusando, facendo tutto quello che gli pare senza che nessuno gli si metta in mezzo e gli rovini le uova nel paniere. Ma l'avete visto come ha reagito quando uno al suo interno, una persona al suo interno, Fini, è venuto fuori opponendosi? L'avete visto come ha reagito di fronte a un'opposizione interna? Con quale violenza, con quale tracotanza ha reagito? E vi pare una persona democratica questa? Vi pare un uomo carismatico? Ma vi pare un leader degno di un paese come il nostro? Forse sì, no, via, no, diciamo la verità, no, nemmeno per noi è degno, è troppo anche per noi, meriteremmo un po' meglio, un po' di più. Purtroppo la maggioranza, questa maggioranza di elettori lo ha votato e gli ha dato il consenso, non questa volta per fortuna, la volta scorsa quando l'ha mandata al potere, questa volta voti l'ha persi. Però è grave che vi siano persone che ancora pensano che abbia un senso votarlo, che possa avere un senso per il paese e per noi. Io credo che a questo punto non dovrebbero esserci più dubbi nemmeno per il rincoglionito più rincoglionito, ma a quanto pare non è così.